Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natasha in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Abbiamo ritenuto giusto che le diocesi fossero riconosciute come soggetti attuatori. Lo scrive Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, presidente della Conferenza Episcopale Abruzzese e Molisana, sulla posizione espressa dall'arcivescovo dell'Aquila Monsignor Giuseppe Petrocchi, che riguarda la lettera del sindaco di L'Aquila Cialente. Appunto, il sindaco aveva insinuato il dubbio che venissero stornati per costruire chiese fondi destinati ai terremotati. Ci è sembrato necessario, continua il presidente della CEAM, chiedere di poter avere il ruolo che ci spetta nella ricostruzione degli immobili ecclesiastici. Monsignor Valentinetti fa notare che in Umbria ed Emilia si è agito in modo simile e, precisando che il fine era solo avere regole chiare e condivise, sottolinea che proprio questo è stato più volte chiesto da Monsignor Petrocchi. Diminuiscono in Abruzzo i morti sulle strade, stando infatti ai dati diffusi dal compartimento della Polstrada Abruzzo. Nel 2013 si contano sulle strade ed autostrade della regione 26 morti, vale a dire il 21,2% in meno rispetto al 2012. Gli incidenti rilevati sono 2.370, i feriti 1.452. Il gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale d'Abruzzo ha presentato una risoluzione per impedire il pesante aumento dei pedaggi autostradali sulle tratte della A24 e A25. Il testo è stato inviato per conoscenza al ministro dei trasporti Maurizio Lupi e dalle forze sociali abruzzesi. Gli aumenti sono illegittimi, dice il capogruppo Camillo D'Alessandro, perché nel calcolo degli investimenti che Strada dei Parchi presenta nell'ultimo quinquennio per giustificare gli aumenti stessi, la maggior parte può essere riferita alla costruzione delle complanari, due nuove carreggiate esterne all'autostrada A24 che nulla hanno a che fare con le tratte abruzzesi della A24 e della A25. I dipendenti delle società di gestione degli impianti sciistici dell'Alto Sangro confermano lo stato di agitazione, ma non lo sciopero minacciato per questi giorni. La loro mobilitazione è per la mancata fornitura da parte della regione di 8 milioni già assegnati. La decisione di annullare il nuovo sciopero segue l'impegno dell'assessore regionale ai trasporti a un diretto intervento presso i competenti uffici per la conclusione positiva della pratica. E al via la seconda fase di interventi sulla scuola materna di Via dei Frentani a Chieti, dopo i lavori di adeguamento sismico realizzati nel novembre scorso per restituire alla collettività una scuola sicura e adeguata alle norme. Lo rende noto l'assessore ai lavori pubblici del comune di Chieti, Mario Colantonio. Pescara ha nel suo porto e nella sua attività di pesca e traffico commerciale via mare uno degli assi portanti della sua stessa economia. Questa consapevolezza spiega l'impegno delle istituzioni per garantire la piena agibilità del nostro scalo e soprattutto quel rapporto privilegiato sempre sul piano istituzionale con la nostra direzione marittima, uno dei gioielli della città. L'ha ribadito il sindaco di Pescara Mascia in occasione della visita istituzionale dell'ammiraglio ispettore Stefano Vignani, vice comandante generale del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
Sono stati pochi, secondo il vice sindaco di Pescara, Berardino Fiorilli, i problemi dovuti ai lavori in corso in Vittorio Emanuele. Gli automobilisti che percorrono Corso Vittorio Emanuele in direzione sud-nord, giunti all'altezza di Corso Umberto, non possono più svoltare a sinistra per accedere al parcheggio biglietteria di Piazza della Repubblica, ma devono per forza dirigersi sulla rotatoria di via Michelangelo, tornare indietro in direzione nord-sud e svoltare a destra in Piazza della Repubblica. Consentito il transito dei pedoni, il tutto durerà per almeno i primi 20 giorni, un mese, quindi si organizzerà il cantiere, mano a mano che le opere andranno avanti. A Pescara e Monte Silvano non si paga la minimu, lo precisano i rispettivi assessori alle finanze Filippello e Fidanza. A Pescara l'incasso, 55.380.000 euro, è stato quello previsto dal Comune. Ora si attende che si metta in regola chi non l'avesse fatto. C'è tempo fino a domani con una sanzione del 3%. Abbiamo voluto dedicare questo nuovo incontro alla fiscalità locale, tema che sta molto a cuore ai cittadini e soprattutto ai pensionati. Lo ha dichiarato il presidente dell'Università Popolare della Terza Età, Francesco Paolo Mazzaferro di Monte Silvano, in apertura dibattito organizzato venerdì 10 gennaio nella sala polifunzionale del Palazzo Baldoni. C'erano l'assessore alle finanze del comune di Montesilvano Enzo Fidanza, il dirigente del comune Pagliaroli ed il segretario regionale della CISL Umberto Coccia. Il convegno Educati dal Vangelo alla cultura del dono, di cui sarà relatore Monsignor Carmine Arice, si terrà domani alle 16 nell'Aula Magna dell'Ospedale Civile di Pescara. Servirà in preparazione alla giornata del malato per martedì 11 febbraio. E invece sabato ci sarà la Marcia per la Pace, appuntamento a Pianella a partire dalle ore 18 con partenza da via Catania. Alle ore 18 la Marcia, alle 19 la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara Penne. Chi volesse informazioni può contattare la Caritas diocesana allo 085 45 10 386, ripetiamo 085 45 10 386. E domenica invece ci sarà la giornata, la centesima giornata del migrante e del rifugiato, sul tema migranti e rifugiati verso un mondo migliore. Appuntamento alle ore 18 di domenica 19 gennaio a Pescara presso la chiesa di San Pietro Apostolo con la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara Penne. Ad organizzare l'iniziativa l'Arcidiocesi di Pescara Penne e la Fondazione Migrantes, organismo pastorale della CEI in collaborazione con la comunità di Sant'Egidio. Con questo siamo al meteo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono piogge schiarite al mattino e nelle ore centrali, nubi sparse nel pomeriggio e cielo sereno in serata con temperature da 7,5 gradi a 12,5 gradi e venti deboli. Il mare è previsto da poco mosso a mosso. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Vi ricordiamo che la nostra emittente Radio Speranza in Blu trasmette sugli 87,6 MHz e sul sito www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.